Cara Evelyn Knott era una studentessa ventenne iscritta alla San Diego State University che nella notte del 27 dicembre 1986 stava guidando lungo l'Interstate 15 diretta verso sud, a El Cajon, dove vivevano i suoi genitori. Una destinazione che Cara non riuscì mai a raggiungere, perché quella notte, lungo quella tratta autostradale che collega San Bernardino Riverside e la contea di San Diego, la ragazza scomparve improvvisamente dopo aver lasciato l'abitazione del suo fidanzato situata a Escondido. Il suo corpo venne ritrovato il giorno successivo, recuperato sul fondo di un burrone di 65 piedi nelle vicinanze di una strada senza uscita nei pressi di Mercy Road, nella contea di San Diego. Lì dove era situato un ponte a travi di cemento precompresso costruito durante l'ampliamento dell'autostrada nel 1976. Cara era stata strangolata con una corda e il suo corpo era stato gettato da quella rampa di uscita isolata e abbandonato nella boscaglia sottostante da qualcuno che l'aveva convinta a uscire dall'Interstate 15 per poi stordirla utilizzando una torcia. Non appena la notizia dell'omicidio venne diffusa dai media locali, nella contea di San Diego si scatenò il panico. Tanto che l'emittente KCST, attualmente denominata NBC7 San Diego, cominciò a trasmettere un segmento di autoprotezione indirizzato principalmente alle donne. If your car should become disabled, the rule of thumb is stay inside. There are signs you can get to put on the back window to summon for help. If strangers should offer assistance, tell them to call police or the CHP. Just stay in the vehicle, lock all the doors, turn on the emergency flashers. And wait for help to come. Even if you have to wait all night, it's better to be in the safety of your vehicle and spend the night than to try to walk and get assistance. Now let's step up in front of the pull car. Because if you do decide to walk, the CHP says you never know who you may meet along the road. Chi ha ucciso Cara Evelyn Knott? E perché il breve video realizzato e trasmesso dalla KCST ebbe un ruolo di fondamentale importanza nello svolgimento delle indagini? Questa è la storia di Craig Alan Pyer. You're watching KCST TV San Diego. Anything could happen. Being a female, you could be raped, robbed if you're a male, all the way to where you could be killed. Once you get in that other person's car, you're at their mercy. The gas tank is broken under the bottom, right? And you can't fill it up. The bottom line, though, is that preventing all this trouble is easy. Be sure your car works. And as simple as it sounds, be sure you've got gas. Because even if you're lucky enough to get some, you still may be taking your life in your own hands. Do you realize how dangerous it is? Yes, I realize. In fact, I was putting the gas in, and a 18-wheeler came by and almost blew me away, truthfully. A poche ore dalla prima trasmissione di questo segmento, la polizia di San Diego cominciò a ricevere dozzine di telefonate. 24 donne che nelle settimane precedenti avevano percorso l'Interstate 15 nelle ore notturne raccontarono agli agenti di aver avuto un'esperienza tanto sospetta quanto inquietante con un uomo apparso proprio lì, in quel breve video che era stato concepito per metterle in guardia dai pericoli. Nelle settimane precedenti all'omicidio di Cara Evelyn Knott, uno dei due uomini intervistati dal giornalista della NBC7 aveva importunato quelle donne su una rampa di uscita isolata situata nei pressi di Mercy Road, lì dove la studentessa era stata strangolata con una corda il 27 dicembre del 1986. L'uomo aveva accarezzato i loro capelli e le loro spalle. Le aveva trattenute insistentemente per moltissimo tempo, stando ad alcune testimonianze anche per quasi due ore. E alcune di quelle donne lo avevano addirittura denunciato senza che nessuno degli agenti prendesse sul serio quelle denunce che vennero immediatamente respinte. Forse perché quell'uomo era un loro collega. L'agente Craig Alan Pyer, veterano della California Highway Patrol, un uomo apparentemente insospettabile che godeva di un'ottima reputazione all'interno del dipartimento. L'uomo che a sole 48 ore dall'omicidio di Cara
senza preoccuparsi minimamente di essere riconosciuto, incurante del fatto che sul suo volto ben rasato fossero ancora visibili i graffi inferti dalla vittima nel disperato tentativo di difendersi dal suo aggressore, accettò di farsi intervistare da un giornalista della KCST per dispensare consigli alle automobiliste angosciate, a quelle donne che potenzialmente sarebbero potute diventare le sue future vittime. Being a female, you could be raped, robbed if you're a male, all the way to where you could be killed. Once you get in that other person's car, you're at their mercy. Craig Allampire aveva ragione. Tutto può succedere. Perfino che un uomo apparentemente integerrimo come lui potesse essere incriminato per omicidio. Perfino che uno stimato ufficiale della California Highway Patrol, lo stesso ufficiale che davanti alle telecamere della NBC 7 San Diego aveva elargito consigli alle automobiliste della contea affinché non diventassero vittime di un crimine, diventasse il principale sospettato di quello stesso crimine. Da quando quelle 24 donne lo avevano riconosciuto in quel video, le prove contro Pyre si moltiplicarono. Un testimone raccontò di aver visto un maggiolino Volkswagen guidato da Cara Evelyn Knott presso una stazione di servizio della Chevron, a sole 2 miglia dalla scena del delitto, e di aver visto un'auto di pattuglia fare un'inversione a U subito dopo che l'automobile della donna lasciò il distributore. Su quell'auto di pattuglia venne ritrovata una corda che, secondo il dentista forense Norman Sperber, sembrava corrispondere alle lesioni rinvenute sul collo della vittima. Un'insolita fibra di rayon dorata trovata sul vestito di Cara corrispondeva a una toppa sulla spalla presente sull'uniforme di Pyre. Le tracce di pneumatici sul ponte mostravano che un'auto era uscita frettolosamente dall'Interstate 15 lasciando segni neri sul marciapiede. Inoltre, su uno degli stivali della vittima venne trovata una goccia di sangue compatibile con il gruppo sanguigno di Pyre, ovvero l'AB negativo, quello più raro. Le sue continue richieste sullo stato delle indagini e i suoi tentativi di giustificare il crimine dell'autore come un errore finirono per insospettire persino i suoi colleghi, che si convinsero una volta per tutte della colpevolezza di Pyre non appena un'indagine interna rivelò che la maggior parte dei conducenti fermati dalla gente erano donne che guidavano da sole e che appartenevano alla stessa fascia d'età e alla stessa descrizione fisica di Cara Evelyn Knott. I was very upset. I was on the verge of tears at the very beginning and I was just about crying by about now. I didn't understand why I had to go to the bottom of the ramp and I had asked him that. He said it was unsafe up on the shoulder on the freeway. Craig Allampire, l'unico agente della California Highway Patrol mai condannato per aver commesso un omicidio mentre era in servizio, è stato condannato all'ergastolo mercoledì 4 agosto 1988. We put our trust in the criminal justice system and feel justice has finally been served. It's a relief. It's a relief. Trust is in the Lord Jesus. And our faith is in Him, and it's one step at a time. I love my husband, and I will always stand beside him. That's all I have to say. Nel 2004, nel corso della prima udienza sulla libertà condizionale, Pyre si rifiutò di fornire un campione del suo DNA. Per questo motivo e a causa della sua assoluta mancanza di rimorso, la sua richiesta venne rifiutata dal Consiglio, così come quelle del 2008 e del 2012. L'assassino potrà richiederla nuovamente nel gennaio del 2027, quando avrà quasi 77 anni. Craig Allampire, oggi semplicemente identificato come il prigioniero di 93018, sta scontando la pena presso la California Men's Colony di San Luis Obispo, considerato una sorta di country club fra le carceri della costa occidentale, e presso questa prigione giardino ha lavorato come elettricista percependo uno stipendio di $52 al mese. La sua terza moglie, Karen, la donna che aveva sposato 18 mesi prima dell'omicidio e che lo visitava regolarmente, ha chiesto e ottenuto il divorzio nel 2007. Quel luogo isolato dove la mattina del 28 dicembre 1986 venne ritrovato il cadavere di Cara Evelyn Knott ospita oggi un giardino commemorativo di querce per onorare lei e le altre vittime di crimini violenti. Un'opera che nacque dagli sforzi del padre di Cara, Sam Knott, che è diventato un sostenitore delle vittime di crimini in seguito all'omicidio di sua figlia. Per ben 14 anni ha condotto una campagna affinché le forze dell'ordine locali e statali installassero una tecnologia che avrebbe consentito loro di monitorare in ogni momento dove si trovavano i loro agenti. Questo fino all'anno 2000, quando Sam morì di infarto proprio in quel giardino,
a pochi passi dal punto in cui era stato recuperato il corpo di Cara. Secondo la famiglia Knott, l'uomo sarebbe morto di crepacuore, devastato da quel dolore che nel corso degli anni aveva compromesso la sua salute fisica fino a condurlo alla morte. Una morte che, secondo la vedova Knott, sarebbe stata causata indirettamente da Craig Alan Pyer, l'assassino che, accettando di apparire in un servizio televisivo, paradossalmente salvò la vita alle sue vittime potenziali. Anything could happen.